Bentrovati ai gentili telespettatori di Rete 8 alla nostra consueta rubrica di approfondimento Il Fatto. Parliamo stavolta di un argomento interessante di estrema attualità, ossia della campagna vaccinale antinfluenzale, soprattutto per quanto riguarda i bambini. E lo facciamo con due esperte del settore, la dottoressa Graziella Soldato, direttore dell'unità operativa complessa igiene ed epidemiologia sanità pubblica dell'ASL di Pescara, e la dottoressa Ada Mammarella, direttore unità operativa complessa igiene epidemiologia sanità pubblica ASL 2 Chieti Lanciano Vasto. Innanzitutto un saluto a tutte voi, dottoresse. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo subito, dunque, non perdiamo argomento perché vogliamo dare delle delucidazioni soprattutto ai genitori dei bambini che ci stanno ascoltando. Vorrei iniziare dalla dottoressa Soldato. Innanzitutto le chiedo che stagione influenzale ci aspettiamo. È già arrivata? Abbiamo già dei primi casi da segnalare, dottoressa? Sì, l'influenza è arrivata. Fortunatamente al momento abbiamo soltanto casi sporadici, quindi localizzati soprattutto al nord del nostro paese. Ci sono stati anche casi ospedalizzati dai quali abbiamo saputo che l'influenza circolante è di tipo A, sia il sottotipo H1N1 che il sottotipo H3N2. Le previsioni che possiamo fare sono in questo periodo, diciamo forse un po' azzardate, però possiamo orientarci sulla base di quelli che sono i dati di sorveglianza provenienti da paesi che hanno già sperimentato la stagione antinfluenzale nell'emisfero australe. E per questo parlo dell'Australia, ad esempio, dove la stagione passata, chiaramente lì le stagioni sono invertite, per cui la stagione da giugno, maggio-giugno a settembre è quella di alta intensità per la circolazione di virus influenzali. E da lì abbiamo un dato preoccupante. Da una parte abbiamo diciamo, la diminuzione della copertura vaccinale che un po' si è registrata in tutti i paesi. E dall'altra, contestualmente, abbiamo un aumento proporzionale dei casi di influenza che hanno superato quelli della scorsa stagione in Australia di una percentuale, diciamo, importante che è più del 20%. Per cui, anzi, abbiamo anche dati dell'OMS che parlano di intensità di circolazione anche nei paesi dell'Africa occidentale, dell'Africa centrale, soprattutto sia come l'Australia a carico dell'influenza A di sottotipo H3N2, mentre in Italia, ad esempio, lo scorso anno abbiamo avuto una circolazione, diciamo, soprattutto a carico del sottotipo H1N1. Comunque, basandoci su questi dati, dovremmo avere una circolazione maggiore del sottotipo H3N2, però non è prevedibile. Grazie dottoressa, torneremo a breve da lei con la regia di Danilo Cinquino. Allora io mi rivolgo alla dottoressa Mammarella. L'influenza dei bambini, dottoressa, continua a essere una patologia forse sottovalutata e banalizzata. Si tratta solamente di febbre e raffreddore o invece può comportare anche dei rischi maggiori per i nostri piccoli? La sintomatologia dell'influenza, soprattutto per i bambini, è sovrapponibile a quella provocata da altri virus parainfluenzali che stanno già circolando dall'inizio di settembre. Tra i sintomi, infatti, ci sono stanchezza, febbre, malessere, dolori muscolari ossei, problemi dell'apparato respiratorio e gastrointestinale, mal di gola, tosse secca e rinite. In alcuni casi si distingue perché c'è un'insorgenza brusca della febbre, cioè che va oltre i 38 gradi centigradi, e almeno un sintomo generale come dolore muscolare o articolare e presenza di almeno un sintomo respiratorio. Nei bambini più piccoli vi può essere anche poca febbre associata ad irritabilità, pianto e diarrea. Purtroppo una scarsa adesione alla vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età pediatrica potrebbe essere la conseguenza della convinzione dei genitori che l'influenza sia una malattia non grave.
Invece bisogna ricordare che l'influenza può comportare, oltre che disidratazione, peggioramento di malattie preesistenti ed essere complicata anche da polmonite batteriche, sinusiti ed otiti. Per esempio, il sottotipo H3N2 può dare delle manifestazioni più rare, ma anche più gravi, sia nei bambini che negli adulti. Il virus, infatti, nei soggetti più fragili o meno esposti in stagioni precedenti, quali i bambini, può portare a forme più gravi di infezione delle basse vie aeree e in alcuni casi più rari, associato anche a manifestazioni neurologiche che possono colpire il sistema nervoso centrale. Da qui le convulsioni, una confusione mentale e un'encefalite. In particolare, le convulsioni febbrili si manifestano nei bambini. Grazie dottoressa, ci fermiamo qui con lei almeno per il momento e torniamo alla dottoressa Soldato. Dunque, quanto è e perché è importante la prevenzione vaccinale anti-influenzale nei bambini e soprattutto perché va ripetuta ogni anno? Ecco, questo è un aspetto molto importante. Molti si chiedono perché ripetere la vaccinazione ogni anno. Perché il virus, proprio perché ha questa, diciamo, globalizzazione, quindi circola abitualmente, in tutto il globo terrestre, durante questo suo circolare si modifica e ha delle piccole variazioni puntiformi che, nel mondo scientifico si chiamano drift. E questo comporta un continuo aggiornamento anche del vaccino, quindi il vaccino diventa annuale e viene riformulato sulla base dei ceppi di virus influenzali maggiormente circolanti, che sono spesso due ceppi di tipo A, sottotipo H1N1, H3N2 e attualmente un ceppo di tipo B. E questa, attraverso sistemi di sorveglianza, viene, diciamo, preparato il cocktail vaccinico che contiene tutti gli antigeni specifici. E il vaccino per questa ragione va ripetuto ogni anno. Per gli adulti è sufficiente una singola dose, mentre per i bambini fino a 9 anni, per chi non è stato mai vaccinato, sono necessarie due dosi distanziate da almeno 4 settimane. Per i bambini esistono vaccini, come per gli adulti, sicuri ed efficaci. Oltre a quelli tradizionali, come quelli iniettivi, da qualche tempo abbiamo a disposizione anche un vaccino spray nasale che, come si può ben capire, è sempre, ben accettato dai piccoli che fanno la vaccinazione. E perché è importante vaccinare loro? Perché, i dati, osservazionali, quelli che ci provengono dalla sorveglianza, ci dimostrano che la maggiore diffusione dei virus influenzali è proprio nella fascia pediatrica, soprattutto nella fascia 0-5 anni. Ecco perché il nostro sistema sanitario nazionale offre gratuitamente la vaccinazione a questa popolazione pediatrica, cioè da 6 mesi a 6 anni di età. E perché sono tra i principali driver di diffusione dei virus influenzali? Perché i bambini vivono in comunità, quindi le comunità scolastiche, gli asili nido, ma anche le comunità di gioco. E a questo si associa anche una difficoltà per il bambino di osservare quella che è l'etichetta respiratoria, quindi quando si starnuta, poi si fa lo starnutino o il colpo di tosse o si ha il raffreddore. Quindi questi fattori favoriscono un'ampia diffusione dei virus influenzali. Dai dati di sorveglianza nella nostra rete Respivirnet, nel corso degli anni è emerso questo aspetto fondamentale, cioè l'incidenza della malattia nella popolazione over 65 è 10 ogni 1000 assistiti, in fase, diciamo, epidemica. Nel bambino, in questa fascia di età 0-5 anni, quadruplica, quindi questo dà la dimensione del problema. E lei prima parlava dei vaccini antinfluenzali disponibili. Vorrei tornare sull'argomento con la dottoressa Mammarella. Quali sono i vaccini disponibili al momento per i bambini? Si parlava poc'anzi del vaccino con lo spray nasale, dottoressa Mammarella.
Allora, premetto che tutti i vaccini anti-influenzali, ma come tutti i vaccini disponibili in Italia, questi vengono autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, e o dall'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA. I vaccini disponibili per i bambini allo stato attuale abbiamo il vaccino antinfluenzale inattivato, split o subunità, che è un vaccino quadrivalente prodotto su uova embrionate di pollo, e questo tipo di vaccino può essere somministrabile dai 6 mesi in su. Poi abbiamo il vaccino antinfluenzale inattivato quadrivalente, prodotto su culture cellulare e somministrabile dai 2 anni in su, e il vaccino antinfluenzale, come ha detto la dottoressa Soldato, vivo attenuato, trivalente e somministrato con spray intranasale, e può essere somministrato dai 2 anni ai 18 anni. I primi due vaccini devono essere somministrati per via intramuscolare, mentre il vaccino antinfluenzale vivo attenuato tramite spray nasale. Ed essendo questo un vaccino a virus vivo attenuato, dà una risposta immunitaria molto simile al virus stesso, ma questo non causa malattia, in quanto i ceppi virali presenti si replicano bene alla temperatura nasale di 25 gradi centigradi, ma non alla temperatura corporea. La somministrazione di questo spray è abbastanza maneggevole ed è ben, si può dire, ben tollerata dai bambini. Come ha detto già la dottoressa Soldato, il vaccino antinfluenzale prevede una singola dose da ripetere tutti gli anni con la formulazione aggiornata. Nei bambini al di sotto dei 9 anni, che non sono stati mai vaccinati in precedenza per l'influenza, questo deve essere ripetuto a distanza di 4 settimane l'una dall'altra, quindi si deve fare una somministrazione di due dosi. Ecco, il tempo purtroppo stringe, poi naturalmente torneremo a parlarne. Ultime due domande per entrambe di voi. Dottoressa Soldato, proteggendo il bambino, dunque andiamo a proteggere pure i soggetti fragili e gli anziani, per esempio? Certamente, questo è un aspetto fondamentale di ogni strategia vaccinale. Noi, attraverso gli studi, attraverso i dati scientifici, abbiamo appreso che il vaccino antinfluenzale è un vaccino efficace, ma lo è soprattutto nei bambini e negli adulti sani, mentre lo è un po' meno nella popolazione anziana e nei soggetti affetti da patologie croniche. Quindi, mentre per quest'ultima categoria la vaccinazione antinfluenzale rappresenta una protezione individuale, la vaccinazione della popolazione pediatrica non solo rappresenta un aspetto di salute individuale perché protegge il bambino dalla malattia, ma anche una strategia di protezione indiretta verso quelle popolazioni più vulnerabili e verso i fragili, perché impedisce una consistente circolazione dei virus influenzali. Per concludere, dottoressa Mammarella, ci troviamo nel mese di novembre. Come sta andando la vaccinazione anti-influenzale per i bambini? Ad oggi, sul nostro portale AVR di Dedalus sono state registrate circa 1.339 dosi di vaccino antinfluenzali somministrati a bambini e adolescenti tra i 0 e i 18 anni. Questo su una popolazione abruzzese di circa 50.490 bambini dai 0 ai 6 anni. Quindi di questi sono stati somministrati a questi bambini 0-6 anni, 6 mesi, 6 anni, solo 813 dosi. E pertanto siamo ancora molto lontani dal target del 30% di copertura per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, e questo è un target previsto dal protocollo operativo per l'attuale campagna antinfluenzale della regione Abruzzo.
Poiché possiamo dire che la campagna anti-influenzale è iniziata da poco, da meno di un mese, ed è stata complice anche la stagione calda, può essere una giustificazione. Quindi speriamo che con l'arrivo di una temperatura più bassa, confidiamo quindi un aumento delle coperture vaccinali, anche questo nei bambini. Pertanto, mi rivolgo ai genitori di vaccinare i propri figli prendendo contatto con i nostri centri vaccinali oppure chiedere informazioni ai loro pediatri di fiducia a cui noi chiediamo la massima collaborazione. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati in nostra compagnia. Torneremo a parlare di questo argomento. Grazie alla dottoressa Graziella Soldato, direttore Unità Grazie Operativa Complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL di Pescara. Grazie dottoressa. Grazie alla dottoressa a voi. Grazie a voi. Grazia Ada Mammarella, direttore Unità Operativa Complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL Chieti Lanciano Vasso. Un grazie a regia Danilo Cinquino e a tutti voi per l'attenzione. Un buon proseguimento. Arrivederci.